Nella tradizione Ferrari, le speciali hanno sempre rappresentato uno step tecnologico fondamentale e la 458 non fa eccezione. Una supercar di razza con la più alta potenza specifica mai raggiunta per un motore aspirato stradale. Il potente 8 cilindri sale di 35 cavalli fino alla soglia di 605 cavalli. Aerodinamica ed elettronica sono state completamente riprogettate ed entrambe sono il massimo per un'auto stradale. Proprio per questo ci è venuta una curiosità. Un'elettronica di questa potenza, quanto può aiutare un guidatore normale a eguagliare o almeno ad avvicinare la performance di un professionista? Eccoli in campo. Davide Fugazza, il più veloce dei nostri collaudatori, grande sensibilità nel piede destro e detentore ufficiale del record della pista di Vairano. Gianluca Pellegrini, da 26 anni a quattro ruote, gentleman driver con inclinazioni sportive, già protagonista di un test simile con la 430 Scuderia nel torrido agosto del 2008. Il terreno di sfida, i 2,5 chilometri del tracciato di handling di Vairano con le sue 7 curve e 4 chicane. Per la cronaca, la Ferrari più veloce che ha mai girato qui è stata la F12 con 1,14,081. Beh, innanzitutto mi aspetto una performance estrema, perché la macchina è volutamente molto più estrema e soprattutto la tipologia della vettura è molto adatta a questo tipo di tracciato. Bisogna vedere rispetto alle concorrenti più agguerrite se la trazione solo posteriore sarà abbastanza per riuscire a battere il record. La gommatura è una gommatura fatta apposta per questa 458 speciale e nei primi giri di assaggio si è rivelata estremamente performante. Mi sembra una gomma molto costante nelle prestazioni, adesso poi vedremo quando effettivamente faremo dei giri veloci, tirati, e mi sembra anche molto progressiva nelle perdite di aderenza. In questi primi giri di assaggio ho notato un'elettronica calibrata in una maniera impeccabile, direi. Poi vedremo veramente quando siamo al limite se mi daranno fastidio o no. Però si sente proprio degli interventi morbidi, molto molto fluidi, quindi non dovrebbe in teoria sulla carta rovinare moltissimo il tempo sul giro. Il motore in assoluto non è il più potente della categoria, però la parte fondamentale sarà l'uscita della curva, il dosaggio della potenza in uscita di curva, proprio perché è una trazione posteriore e quindi bisogna riuscire ad uscire il più velocemente possibile senza far pattinare troppo le ruote. La macchina l'avevamo già avuto occasione di guidare sulla pista della Ferrari a Fiorano qualche mese fa. Era stato un approccio molto veloce, 2-3 giri di pista giusto per capire com'era la macchina senza la possibilità di tirare. Però era stato già abbastanza sufficiente per capire che la macchina è decisamente diversa rispetto alla 458. Quindi il nome speciale è pienamente giustificato. Intanto cerco di capire subito come funziona il sistema elettronico, i controlli elettronici. Inizio, parto subito con tutti i controlli attaccati per poi iniziare a lavorare sul manettino e staccare un po' di controlli. Ovviamente ci vuole un po' di tempo prima di prendere confidenza, anche per capire esattamente qual è il comportamento, non tanto nelle curve lente quanto piuttosto nei transitori, perché sappiamo che la pista di Vairano è una pista particolarmente complessa per le macchine, perché tutte le frenate sono un po' sbilanciate, bisogna stare attenti a non schiacciare troppo in uscita. Intanto sono andato a guardarmi sulla Web TV di quattro ruote i giri di pista veloci fatti anche con la 458 normale per capire meglio i punti di frenata, soprattutto le marce, perché come dicevo prima la pista è abbastanza traditrice. La 458 speciale ha molte modalità di guida selezionabili con il famoso manettino. I due piloti si confronteranno in posizione CT off, ovvero con il controllo di trazione disinserito, ma con il controllo di stabilità ancora attivo, anche se su livelli di intervento molto alti. Tra l'altro, un'esclusiva della speciale è l'SSC, il controllo dell'angolo di assetto, che tiene d'occhio le sbandate lasciando un certo grado di libertà nel sovrasterzo, ma sfruttando al massimo l'aderenza con il differenziale autobloccante elettronico. Ma ecco che Davide inizia il proprio tentativo di record.
5 giri tirati al massimo si valuterà il migliore. Questa macchina è una macchina fantastica, ha uno sterzo con una rapidità enorme, la rende velocissima nei curvoni, bisogna usare pochissimo sterzo, è stato incredibile, dà un feeling estremo, però nello stesso tempo rimane facilissima e questa è la cosa che mi ha lasciato in assoluto più esterrefatto. Quando perde tenuta lo fa in maniera molto progressiva, ti avvisa sempre. Il motore e il cambio sono ancora una volta il riferimento. Il motore ha una spinta velocissima, appena schiacci lui risponde subito, è sempre lì. Il cambio è velocissimo, ti asseconda in ogni circostanza, sia in scalata sia in salita, ed è il riferimento per la categoria. Questa estrema velocità dello sterzo mi ha messo un pochino in difficoltà inizialmente, ho dovuto abituarmi a usarne pochissimo di sterzo, soprattutto sulla parte veloce, per non far perdere aderenza alla vettura. In realtà il tempo nella nostra pista lo si fa sia nella parte veloce, dove appunto bisogna utilizzare poco sterzo per essere scorrevoli, sia nella parte lenta, dove bisogna accuratamente dosare il gas. Ed è proprio qui che ho notato un leggero difetto della speciale. Alcune concorrenti hanno una maggior capacità di scaricare a terra i cavalli. Il risultato finale del nostro pilota professionista è stato di 1, 12 e 499, ottenuto al terzo giro. Effettivamente 1, 12,5 di Fugazza è un tempo decisamente basso, del resto sappiamo che Fugazza è il nostro miglior driver. Come sono andato? Bah, non lo so, sono andato abbastanza veloce, ho fatto qualche errore, soprattutto credo di aver perso qualcosa nel misto stretto, forse ho frenato un po' troppo. La difficoltà più importante è stato nella staccatona sui 200 all'ora che introduce nella parte più guidata del circuito, capire esattamente se mi fidavo della macchina totalmente oppure avevo io un po' di timore. Devo dire che un colpetto di freno all'entrata del curvone l'ho dato. Il sistema che ha introdotto la Ferrari su questa speciale aiuta molto le persone che non sono dei piloti professionisti, nel senso che la macchina sbanda, nel senso che l'elettronica non ti controlla completamente, l'importante è sapere assecondare al momento giusto con un leggero controsterzo la sbandata. Ecco, in questo modo l'elettronica non ti taglia completamente il gas, ma ti fa uscire molto più veloce dalle curve. Ecco, secondo me questa è l'innovazione principale della speciale, perché consente, ripeto, anche a chi non è un pilota professionista di ottenere tempi sul giro veramente efficaci. Cronometri fermi a 1.14.655 per Gianluca. Una performance tutt'altro che trascurabile per un gentleman driver senza esperienza di corse. Appena 2 secondi di distacco, forse i 2 secondi più difficili del mondo da annullare, ma pur sempre e solo 2 secondi, mica 30. La 12C rivive in una nuova forma più evoluta, potente e sportiva, cambia nome e diventa 650S. Anche in modalità corsa, la Huracan non diventa mai estrema. Efficace, quello sì, ma con un comportamento sempre prevedibile. Insomma, dovete avere come riferimento una Gran Turismo piuttosto che un'auto da corsa.